Oggi non ho fatto video, sono le 7, indicativamente 6:56 e ho passato una nottata infernale. Nottata infernale, ragazzi, a tal punto che se vi ricordate nell'episodio di ieri erano le 2 ed erano venute una mia amica finlandese e la sua amica qua in casa. E tu penserai. Beh, se non hai dormito è successo chissà qualcosa. No, non è successo niente di quello, cioè, toglietevelo dall'idea, non è successo niente. Però, senza che io vada nei dettagli, non ho dormito un cazzo. O meglio, io alle 4 della mattina ero ancora sveglio e non sono stato bene. E alle 7 ero in piedi. Quindi ho dormito 3 ore e si capisce anche da probabilmente, insomma, dal mio tono della voce, ma penso anche, non so se si percepiscono delle occhiaie, ma io oggi sono particolarmente stanco, a tal punto che io ho fatto una foto stamattina, avevo delle macchie qua, della pelle appunto non idratata. Te credo, a dormire meno di 3 ore. Ciao nonno! Sei il più bello di tutti. Grazie! Ho famissima, ho appena finito, sono tornato a casa, ho finito di lavorare, non ho portato videocamera oggi al lavoro perché non avevo proprio le forze fisiche di pensare anche a quello. E per il cibo, stasera, non avendo idee, io mi scongelo gli gnocchi che ho cucinato l'altra volta, che ne avevo tenuto qualcuno da parte, e li faccio col pesto di primo, di secondo mi mangio, penso, un pochino di pollo, qualcosina. Ma perché proprio non voglio poter, cioè non voglio pensare neanche a quello. E io con voi ragazzi ho fatto una scelta di fare daily vlogs, cioè di fare tutti i giorni. Non sempre le giornate vanno bene, non sempre si è su col morale e insomma, si è allegri e quant'altro. Anzi, bisogna anche rendersi conto che questa è la vita e includere solo le parti belle nei social è molto storpiante. Non avevo voglia di alzare quella lì, ne ho preso una più vicina qua. Quindi io adesso mi mangio quello e spero che mi dia un pochino di energie. Io dopo penso comunque di farmi una passeggiata, ho bisogno di liberare un pochino la testa e di, insomma, ritrovare un pochino un po' di serenità. Sembra troppo depresso sto video, me ne rendo conto. Scusate, mi dispiace, a volte va così. Questo qua è esattamente il 35esimo episodio, quindi è da un mese abbondante che vi porto con me, che condivido la mia vita, vi faccio vedere la mia routine. Sembra, è come se stessimo tutti convivendo assieme, no? Vi faccio vedere la mia routine, le mie cose, i miei amici, cosa mangio, cosa faccio, dove lavoro. Io riesco ad andare avanti con sta cosa solo ed esclusivamente perché mi dedica poco tempo e poco sforzo, perché io faccio le mie cose e la vedo molto come una sessione terapeutica, cioè io sto parlando a voi, ma in verità sto parlando da solo con me stesso. Cioè voi fisicamente siete lì dietro questo schermo qua, ma io non vi vedo, vedo solo un obiettivo e una videocamera che si muove quando mi muovo e mi segue. Non penso che berrò stasera, forse una Coca-Cola, to. E stasera devo assolutamente andare a letto presto, devo recuperare un sacco di sonno. Un sacco di sonno purtroppo. Già ieri, la sera prima, avevo dormito poco e poi ieri sono stato tutto il giorno via, ho guidato un sacco e tra l'altro ho anche perso delle clip, cioè il video ieri è durato molto poco. Perché ho perso materiale, semplicemente ho fatto un reset completo del telefono, cioè non completo, però ho eliminato 3.000, più di 3.000 elementi, video e foto, e quindi ho perso anche quello, che mi dispiace. Mi dispiace. Penso di mettermi in camera con il proiettore stasera e trovare un pochino di serenità e dormire. Quando siete veramente stanchi e ci vedete un pochino doppio, come se foste ubriachi. Ecco, questa è la sensazione che ho io. Questo è, insomma, altre cose, altre sensazioni.
Tutto, mamma mia, tutto. Io di mio vorrei sempre avere il sorriso stampato in faccia. Cioè mi considero molto entusiasta nelle cose e mi piace molto mettere il cuore. Ma a volte è difficile riuscire a fare questo e conciliare. Comunque sto bene, non entro nei dettagli, ma non so quanto metterò di questo discorso, però poco importa. Noi adesso andiamo a scongelare gli gnocchi che ho fatto l'altro giorno, se vi ricordate, che me ne è avanzato un piatto abbastanza abbondante. Più che abbondante. Avrei dovuto scongelarli stamattina, però mannaggia, non sapevo che me li sarei mangiati. Così libero anche un po' di spazio in freezer. La mia migliore amica mi ha chiamato, siamo stati in una mezz'oretta al telefono, quindi adesso ho già più entusiasmo. Tra l'altro, quelli con il pesto, sì dai, speriamo sia abbastanza. Sì, ora io tra poco mangio, poi esco con gli altri, mi ripiglio su. Che bello, sono le 20 alle 8 e c'è ancora la luce fuori. Comunque adesso io mi guardo, come al solito, qualche video uzzo, faccio le mie cosine, mi rilasso un pochino. C'è esattamente Gio Pizzi che ha caricato un nuovo video, quindi io ora me lo sparo in vena. Comunque YouTube va completamente a caso. Ci sono i video dove faccio 1500 views e gli altri dove ne faccio 20. Però ricordatevi che non è quello il senso. Io sono qua perché è uno sfogo, perché è terapeutico e perché ciacolo con voi. Io poi, se il pubblico deve arrivare, arriverà. Intanto ci siete voi che siete fedeli e mi seguite fin dall'inizio, o comunque inizio dei vlog, perché inizio chi è che mi seguiva nel 2012? Pesto delicato senza aglio, ma a me piace l'aglio. E signori, allora buon appetito. E niente ragazzi, come al solito speriamo che non ci sia vento, che possiate sentirmi. Sto andando al parchetto dagli altri. Mamma mia, anche col cappello. No, i capelli vanno dove vogliono. Ah, avevo proprio bisogno di prendere un po' di una boccata d'aria, aria fresca. Avevo proprio bisogno. Sta proprio bene ora, le giornate si allungano, ora non sta neanche piovendo e non c'è quella temperatura un po' schifosa che ti fa riconsiderare la tua vita. E l'unica cosa, spero di non cadere da un guido, perché sennò uno mi spacco io e spacco la videocamera e spacco tutti quanti. Sì, ok, ricominciamo. Allora, venerdì io e Giulione andiamo a lavorare a catering a Vicenza, precisamente all'università. Non sappiamo ancora per cosa. Il ritrovo è alle 16. Solo che chi guida viene pagato sia un'ora prima che un'ora dopo. E Giulione guiderà con quello, immagina. Io, andata e ritorno, cos'era? 16 euro, bella per me. Mentre per gli altri dipendenti un'ora prima, iniziamo alle 15 invece che alle 16, quindi prendiamo 9 o 10 euro in più per la trasferta. Ci pagano solo l'andata e non il ritorno, e la pagano solo a chi guida. Ma secondo te devi accompagnare tipo il rettore in bagno? Stringergli la mano mentre si siede? Al magnifico rettore! Al cavaliere. È lì, scusa caro, ma ultimamente... Poi io che vestito con la cravatta, il papillon, la camicia... onorevole! Grazie. Giulio se la sta godendo lì. Adesso noi gli diremo una frase e lui deve capire, Giulio, insomma, che cosa stiamo dicendo. Giulio. Allora, decidiamo la frase, Ami. Che fa... Le api fanno il miele col culo. Meno due. Allora. Vai te. Le. Lei? No, fallo più veloce. Le api. L'amio. Le amio. Forse potremmo farla più semplice. Ci la facciamo. Tipo, dai. Le api fanno il miele dal culo. Ripeti. Le api. Ah, le api. Sì. Fanno il miele. Fanno il miele. Sì. Dal culo. E il culo. Dal. Le api fanno il miele dal culo. Stavo urlando. Tocca a sé.
Il toro ha le palle sudate. Però dopo non facciamo tutte ste robe che... Il toro. Il gio. Toro. No. Toro. 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 Il to. Il lo. Toro. To. Il. O. Il toro ha le palle sudate. Il toro. Il toro. Il toro. Il. Il toro. Toro. Vabbè, solo per dare un indizio. Toro. Ok, un attimo. No, no, non c'è la musica. Ok. Così. Il toro ha le palle sudate. Sì, grande fratello. Ok, tocca. Faccio io, provo io. All'inizio. Allora. Ci siamo? Sì. Metti mi piace e lascia un commento. Ho capito Lecce. Perfetto. Aspettate che cambiamo song che... Non ha detto Lecce, io. No. Ok. Metti mi piace. Ricomincia. Metti mi piace. Commenta. Ho beccato subito. Metti mi piace e lascia un commento. Metti mi piace e lascia un commento. Sì. Ma perché dopo si capiva subito. Iscriviti. E questo è un conto. Allora lasciate un commento, mi raccomando. Domani alle 11, nuovo episodio. Ok, cosa gli diciamo? Adesso vediamo dove sono questi qua. Adesso inizia a insultarci. Esatto. Mi tocca andare da quegli sfigati. Sfigati, esatto. Che ma potrebbe anche dirlo, conoscendo Alberto. Eccolo. No, aspetta. Ma aspetta, aspettiamo che arrivi qua. Proprio. Vediamo se tipo adesso. Vediamo se ora dice il telefono. Albi, ma la freccia indiana? Ma cosa stavi... Ma tipo la in macchina? Cosa stavi canticchiando? Ma le Golia? La Golia prima di uscire? Ma mi sono attivato! Abbiamo anche sentito quello che hai detto su di noi. Oh no, oh no! Abbiamo sentito e fa... Ma questo cazzo di telefono! Cosa hai detto? No, perché non... A una certa hai detto freccia agli indiani. Poi appena hai fatto tipo... La. No, perché ho detto indiano metti la freccia perché c'era uno che mi ha girato davanti. Ma ho detto delle cose brutte. No, era uno scherzo. E io parlo con me stesso. No, ti spiego. Tu hai messo giù lui. Tu hai messo giù lui, io ti ho chiamato contemporaneamente. E mi sa che mettendo giù lui hai accettato me. Ma avevo il telefono collegato alla macchina, ma non... Non si capisce mai. Ma non sentivi di Lost noi che parlavamo? E torniamo a casa. Torniamo a casa belli sparati. Che sono abbastanza stanco. Devi editare il video di oggi, ma forse lo edito domani a questo punto. E vorrei dormire principalmente. Niente ragazzi, sono in centro. Mi sto facendo un giretto con il monopalla. Però sta già finendo. Anche perché sono 20 minuti che giro, mi sto ascoltando un paio di canzoncine, adesso torno a casa. Questi sono i giretti giusti comunque. Allora, dopo 8 km di giretto, adesso torniamo a casa ragazzi. E ci vediamo nell'episodio di domani. Sapete già l'orario, sapete cosa fare. Ricordatevi, iscrivetevi. Bacioni.